La letteratura che mi ha preceduto ha sempre svolto un ruolo molto importante per me, però nello stesso tempo ritengo che un autore debba anche essere dotato di una voce unica con cui parla, di un proprio stile. Per esempio, quando nel 1993 mi sono recato a San Pietroburgo, mi sono reso conto che mi trovavo in una città dove erano necessarie diverse voci per descrivere questa città, perché questa città era appunto animata da diversi tipi di situazioni. Alfred Döblin hat das sehr schön gesagt. Meistens kennt man von Alfred Döblin ja leider nur Berlin-Alexanderplatz. Volevo a questo punto fare una citazione di Döblin che diceva che utilizzava per ogni libro diverso un diverso stile, in quanto riteneva che lo stile dovesse nascere dal materiale che uno doveva trattare come scrittore. In der zweiten Hälfte der 90er Jahre über Ostdeutschland zu schreiben, ging das plötzlich mit dem Stil der traditionellen Short Story. E quando io ho iniziato a scrivere, ho tentato di scrivere un romanzo sulla Germania dell'Est, ho scelto lo stile tradizionale delle short stories, perché ritenevo che questo fosse lo stile più adeguato. Andere Kultur gekommen, also mit der Einführung der D-Mark änderte sich von heute auf morgen das gesamte. Va ricordato che in Germania dell'Est, da una notte all'altra, da un giorno all'altro, le cose sono completamente cambiate. Subito è intervenuta un'altra cultura, con l'introduzione del marco tedesco è cambiato praticamente tutto, si è iniziato a vivere in modo diverso, a sognare cose diverse, ad amare anche in modo diverso. Questo Buch hatte ich kein Vorbild, wo ich sagte, das ist ein Vorbild, ein Ton, sondern da gibt es ganz verschiedene Anregungen. E io per questo libro va detto che avevo molti stimoli che mi provenivano dal passato, avevo molti esempi nel passato a cui mi potevo ispirare, basti pensare a Antonio Kröger, di Thomas Mann oppure anche a Proust. Also, da gibt es so viele Anregungen, letztlich geht auch nichts ohne Proust, wenn man sich erinnert. Musik.